In questo caso parliamo specificamente del comparto agroalimentare. Per essere realmente virtuosa non possa prescindere da altri canoni, da altri criteri che devono essere considerati nel loro insieme. Quindi sarà importante parlare di altri aspetti che implicano proprio la sostenibilità e il rispetto per l'ambiente. Abbiamo pensato quindi a un sistema di gestione multi criteri. Abbiamo pensato a sei criteri, voi vedete nel logo precedente, questo è il logo che rappresenta appunto l'associazione, sono sei mani. Abbiamo pensato a sei macro aree, sei criteri. La prima ovviamente è l'etica nei rapporti di lavoro. Quindi pensiamo che sia un criterio imprescindibile perché è non graduabile, quindi ci sono una serie di step per cui valuteremo il rispetto dei diritti dei lavoratori da parte ovviamente degli imprenditori agricoli. Attenzioneremo anche il discorso della decarbonizzazione, le aziende che decarbonizzano tutti i loro processi produttivi e passano gradualmente dall'energia fossile emissiva a quella solare, sono imprese che non solo contribuiscono ai principi di sostenibilità, così come sanciti dal Trattato di Parigi, ma che ovviamente diventano più competitive sul mercato, liberando risorse economiche che possono invece reimpiegare proprio per essere per investimenti produttivi e per le proprie risorse umane, quindi per pagare bene i lavoratori. Quindi crediamo a questa decarbonizzazione progressiva dei processi secondo il modello energetico distribuito interattivo della terza rivoluzione industriale. Avremo dei metodi di attribuzione, quindi sarà un team di esperti del NOCAP che faranno delle valutazioni su questi singoli settori che stiamo andando a vedere. In questo caso, per esempio, valuteremo il grado di decarbonizzazione dell'azienda in base alla percentuale di energia fossile utilizzata nei processi produttivi dell'azienda. Terzo step, terza mano, quindi il bollino appunto verrà individuato con le sei mani e con l'apertura delle dita di ogni singola mano, per cui creeremo dei sottocriteri per ogni singola macroarea, che implicheranno quindi la maggiore virtuosità di un'azienda che può nel tempo crescere a seconda proprio del suo miglioramento nella sostenibilità, diciamo in generale. Terzo punto, filiera virtuosa e trasparente. Devono essere privilegiate le aziende che privilegiano sistemi di vendita più vicini al consumatore, la vendita diretta, i negozi di prossimità e di quartiere, i gruppi di acquisto, la piccola e media distribuzione. Questi riescono a garantire ai consumatori prezzi più bassi e soprattutto ricavando maggiori introiti per i prodotti piuttosto che farlo con la grande distribuzione organizzata. Anche in questo caso abbiamo un sistema di attribuzione del punteggio che si basa sulla percentuale dei prodotti che vengono commercializzati con sistemi alternativi alla grande distribuzione. Andiamo avanti, quarto criterio, biologico, sostenibile e naturale e completo, economia circolare e rifiuti. Vogliamo una produzione senza contaminanti, senza emissione di sostanze nocive nell'ambiente che inquinano l'aria, il suolo e l'acqua e causano malattie. E quindi sostenibile è un'azienda che non prescinda anche dall'adozione di pratiche di rifiuti zero, sia nella produzione che nella commercializzazione. I nostri esperti hanno individuato due canoni principali per, diciamo, individuare la corretta chiusura del ciclo produttivo, che sono il compostaggio, ricorrere per esempio al compostaggio anziché al conferimento in discarica, piuttosto che l'utilizzo, privilegiare l'utilizzo di imballaggi riutilizzabili anziché usa e getta. Quindi un'azienda agricola virtuosa non può non porsi il problema di non contribuire in alcun modo alla produzione di rifiuti o di contribuirvi comunque il meno possibile. Anche in questo caso valuteremo in base alle certificazioni biologiche ricevute dalla parte delle singole aziende alla quantità di rifiuti non prodotti, riutilizzati o riciclabili dell'azienda in rapporto a quelli prodotti. Valore aggiunto sui prodotti. Molto spesso la scelta di vendere un prodotto, soprattutto del reparto agroalimentare, allo stato grezzo,
si rivela dal punto di vista economico in perdita, perdente, spesso con un piccolissimo investimento, veramente di modico valore. I prodotti vengono stimati a, diciamo, con, cioè, mi ha aggiunto un valore molto superiore. Un caso è quello dell'anguria. L'anguria venduta grezza ha un valore. Abbiamo pensato con NoGap che invece la gelatina di anguria, quindi con un leggerissimo incremento di valore, vale 25 volte tanto. Quindi le imprese agricole ancora non sono propense a investire sulla trasformazione dei prodotti, per diversi motivi, per abitudine, ignoranza o per non conoscenza delle leggi. In realtà seguire le aziende in un percorso che indichi come effettivamente il prodotto grezzo possa essere trasformato per un piccolo valore, possa avere molto molto più ricavo. Ma ci sono moltissimi esempi del reparto agroalimentare, partendo dalla canapa, che può essere utilizzata per essere trasformata in olio combustibile piuttosto che in farina o addirittura filamento per la stampa 3D. E quindi per la trasformazione, anche in questo caso attribuiamo un punteggio in base alla proporzione tra prodotti trasformati e non trasformati e prodotti effettivamente trasformabili. Arrivo al trattamento, l'ultimo criterio. Scusate, non ci siamo posti anche il problema del trattamento etico e umano degli animali e dei microrganismi del suolo. Per noi è un criterio importante perché non è possibile essere impegnati in buone pratiche agricole e trattare in modo disumano gli animali, quindi separare i vitellini dalle mani, uccidere pulcini o galline produttive piuttosto che torturare gli animali. Per cui riteniamo che per chiudere il ciclo di virtuosità di un'azienda questo sia un criterio da tenere in considerazione. Attribuiremo anche in questo caso il punteggio in base proprio alla libertà concessa agli animali piuttosto che al trattamento che questi ricevono all'interno dell'azienda agricola. Di questi punti ovviamente approfondiamo l'aspetto dell'etica dei rapporti di lavoro, perché abbiamo poco tempo e quindi non c'è tempo ovviamente di approfondire tutti i punti. L'etica nei rapporti di lavoro, rispetto dei diritti dei lavoratori, contrattazione della contrattazione collettiva e libertà di associazione, quindi no al lavoro nero, retribuzione e versamento dei contributi previdenziali. Vogliamo che i nostri lavoratori abbiano diritto quindi ad un contratto regolare, a un salario dignitoso. Nient'altro che il rispetto delle leggi vigenti. Il lavoro straordinario anch'esso deve essere retribuito con le giuste maggiorazioni, così come previsto anch'esso dalla legislazione vigente, e parliamo in particolare ovviamente della legislazione nazionale sul lavoro, ma anche delle convenzioni ILO, della Carta dei diritti umani. Continuiamo col lavoro minorile, ovviamente l'organizzazione non deve ricorrere né dare sostegno in alcun modo all'utilizzo del lavoro infantile. Altro aspetto importante è l'orario di lavoro, anche in questo caso è importante che l'azienda...